Ecco, altro giro, altro delirio, altri deliri, tutti rigorosamente segreti o semi-segreti. Grazie a Cesare Ofelia, Giorgio Marzocchi. Invito questi altri due miserabili alla singolar tenzo. La legge non esiste, la civiltà non esiste, in qualche modo bisogna risolvere. Studio legale Cascio Cesaro De Rui Farinoni, Milano, 18 febbraio 2005. Scrive l'avvocato, criminologa, Grazia Cesaro Ofelia. Egregio signor avvocato Giorgio Marzocchi, via Ripamonti 66 20 141 Milano, a mezzo fax 02 552 19541. Egregio collega, riscontro il suo fax in data 9 febbraio per significarle, in data 9 febbraio 2005, per significarle che la signora Caramia sta già contribuendo ben oltre la quota di sua spettanza all'economia familiare, posto che dal mese di luglio 2004 il suo cliente ha completamente omesso di provvedere al mantenimento dei figli, nonché di corrispondere alcunché alla moglie per far fronte alle necessità domestiche, ed anzi, in data 13 luglio 2004, ha sottratto dal conto corrente comune la somma di euro 40.000, somma costituente la sostanziale totalità dei risparmi dei coniugi. O sono ladro io, o sono ladri i miei. I ladri sono loro, disgraziati e fetenti. Continua la Cesaro. Da oltre 8 mesi, dunque, la signora Caramia sta provvedendo da sola al mantenimento dei figli e alla conduzione della casa familiare. Beh, questa cosa è positiva. L'ho sempre detto io che la Cira Caramia la grottaglia. So tutte chiacchiere quella che dicono allora. Ecco, questa mi va bene come testimone. Continua. In ordine poi alla presunta mancanza di rispetto per la persona del suo cliente, mi riferisce la signora Caramia che, al contrario, egli ormai quotidianamente in stato di grave ed evidente alterazione mentale, anche in presenza di terze persone come l'imbianchino, l'idraulico, il tecnico informatico, proferisce nei confronti della moglie e dei figli insulti di ogni genere, rivolti in particolare verso la moglie, quali complici dei carabinieri e della polizia, dell'affittuario, puttana, assassina, bastarda, eccetera, e ha continui ed irrefrenabili comportamenti aggressivi. Ma che se l'ha sognato, se ne sognano queste cose qui, sono i loro desideri insani, come avrebbero voluto, forse. Ecco, continua. In alcune circostanze il figlio Maurizio, temendo il peggio, è dovuto intervenire in difesa della madre, cercando di allontanare il padre dalla stanza. Chi? Siamo pazzi, tutti pazzi sono qua, e inventano. Inoltre, il signor Russo, costantemente, con il suo comportamento esaspera gli altri componenti del nucleo familiare. Esaspero loro, i ladri esasperano, i ladri, i bastardi, gli assassini esasperano, non il nucleo familiare. Beh, è così. Loro, ma sì,
Loro credono di essere il mio nucleo familiare, si vede, no? I questurini, gli avvocati, i giudici, i politici, eccetera, sono il mio nucleo familiare. Continuiamo. E impedisce l'utilizzo degli spazi comuni dell'abitazione e rende impossibile per il figlio Maurizio concentrarsi sul proprio impegno di studio. Veramente erano sempre i delinquenti in divisa e non che venivano qua e disturbavano i fetenti. Vorrà dunque provvedere ad intervenire presso il suo cliente per la cessazione immediata dei comportamenti di cui sopra. In difetto, la mia assistita si vedrà costretta ad adire le sedi competenti, non solo per l'intollerabilità della situazione, ma prima ancora per la tutela dei figli e della propria persona. Ecco, con i migliori saluti, Avvocato Grazia O. Cesaro, firma. Ecco, avete visto? Io non ero capace di tutelarli, anzi le volevo, e tutto, adesso sono sotto la loro tutela. Vedremo, vedremo, signori tutori, vedremo. Intanto, vi ripeto, altro giorno, altro delirio, altri deliri. Tutti rigorosamente segreti o semisegreti. Grazia Cesare Ofelia, Giorgio Marzocchi. Invito questi altri due miserabili alla singolar tensione. Chiaudi. Chiaudi.